Ciao a tutti ragazzi, bentornati su AdunTime.com. Oggi andiamo a vedere una nuova cover per Galaxy S7 Edge, la cover della Spigen, la Rugged Armor. Una cover che non è nuova del tutto, ma mancava la nostra collezione, quindi così abbiamo allargato ancora di più il nostro bacino di cover che abbiamo e che abbiamo recensito per questo telefono. Chiaramente le altre le potete trovare sul nostro canale YouTube. Scatola classica della Spigen, molto minimale. Sul retro troviamo le spiegazioni minime per l'installazione e per la rimozione della cover, che spiega come fare e come sarebbe meglio fare per rimuovere e per introdurre il telefono all'interno della cover. Chiaramente la cover è presente su Amazon.it, è acquistabile, come al solito vi posteremo il link sotto in descrizione, sotto al video, dove potrete acquistare direttamente la cover senza alcunissimo problema su Amazon Italia. Con Prime è in sconto a 9,99€, un gran prezzo per questa cover ragazzi. Al posto di 19,99€ vi devo dire è quasi un, tra virgolette, un best buy, se vogliamo dire così, fra le cover con questo tipo di prezzo e attualmente sul mercato fra quelle presenti per Galaxy S7 Edge. Nella descrizione del prodotto andiamo a trovare un po' tutte quelle che già sappiamo, rivestimento in TPU, comunque è davvero molto morbida la cover da quanto ne possiamo sapere, ma adesso per confermare la descrizione andiamo ad aprire, andiamo a vedere un po' com'è questa nuova cover. Allora, nell'interno della confezione non dovremmo trovare più nulla, no? Non c'è neanche il sacchetto per mantenere la cover dall'umidità o il tagliandino per registrare la cover dove c'è il numero seriale. Cover, eccola qui, molto morbida. La cover, devo dire, è davvero molto morbida, ragazzi, ha questo TPU intorno e questo retro che è davvero molto molto bello. Davvero molto bello al tatto. Non trattiene le ditate, e cosa è davvero molto molto importante, l'apprezzo davvero tanto questa cosa. Guardate che bella questa finitura di questa cover sulla parte posteriore, devo dire molto molto bello al tatto, è davvero molto piacevole, ha un gran feel, TPU intorno che è dello stesso colore, poi è una delle poche che presenta il TPU come il TPU che è presente nel bordo perimetrale, è presente anche sulla parte posteriore. Una delle poche che non ha nessuno stacco di colore. Di solito troviamo un TPU sulla parte perimetrale e poi un altro tipo di TPU, oppure plastica o qualsiasi altro materiale sulla parte posteriore, e quindi cambia il colore e la finitura, ma invece qui, come vedete, ha lo stesso identico materiale. Molto molto bello, tasti sul bordo abbastanza rilievo, mi piace il fatto che siano anche staccati, non c'è un bilanciere unico ma bensì sono separati i due tasti, tasto d'accensione e spegnimento del terminale presente sulla parte destra, molto molto solidi anche senza il telefono dentro, devo dire apprezzo questa qualità. Il bordo interno è classico come siamo abituati alle custodie Spigen, con questo suo finitura e struttura interna in TPU che va a resistere agli urti, li va anche ad assorbire. Gli angoli sono un po' meno resistenti e imbottiti tra virgolette rispetto ad altre cover, però devo dire sono molto abbastanza rigidi. Parte sul retro troviamo questa finitura simile al carbonio, molto bella devo dire. A primo impatto vederla dalla foto sembra leggermente differente, credevo che fosse anche un po' leggermente differente, ma soprattutto anche al tatto. Avevo paura che non mi piacesse molto questa finitura, l'ho comprata, l'abbiamo acquistata comunque per vederla, per recensirla, per provarla, però devo dire che è molto molto bella. Brand sulla parte inferiore, brand dell'azienda come al solito molto molto bello, fatto molto bene, soprattutto questo stacco di colore tra nero su nero, nero lucido e nero opaco, davvero molto bello. Andiamo a inserire il telefono, molto facile da inserire in questo caso il telefono, quindi non abbiamo alcunissimo problema. Molto bella al tatto ragazzi, molto bella come feel, questa sua parte posteriore merita davvero tanto. Bordi rialzati sulla parte superiore e inferiore, quindi andiamo a portare a terra il terminale a faccia in giù, non ci dovremmo preoccupare del display. Non è molto alto il bordo rispetto ad altre custodie che abbiamo provato e che abbiamo recensito, comunque è un po' più basso, però va a fornire comunque una buona protezione per lo schermo. Cose dovete solo stare attenti è che se cascasse il telefono in questa maniera, quindi non toccando i bordi superiori e su una su di taglio, diciamo su una lastra di taglio,
questa parte qui è molto molto esposta al vetro. Purtroppo su questo Galaxy S7 Edge i bordi non vanno a coprire il vetro. Questo qui è, lo sto dicendo questa cover, ma la maggior parte delle cover che ho recensito hanno lo stesso identico problema. Solo alcune che hanno anche la protezione davanti per il vetro hanno i bordi, o alcune che hanno i bordi leggermente più alti vanno ad attutire e a coprire il vetro anche da urti in questo modo, diciamo a taglio, dove quando il telefono cade sulla parte centrale. Però per il resto delle cover comunque nessuno va a coprire per questo tipo di cadute la parte anteriore. Davvero molto bella, si tiene molto bene, tasti che funzionano molto molto bene, veloce. Andiamo a provare il tasto per il bilanciere del volume. Ragazzi, funziona molto bene. Abbiamo i vari fori, tiene aperti i vari fori per jack, micro USB e cassa audio, sensore di rumore e frusci ambientali per quanto riguarda le chiamate. Fatto molto bene la protezione per la fotocamera posteriore. Fatta molto bene, non è molto alta rispetto ad altre cover che abbiamo già testato, abbiamo già provato, è lucida, ma apprezzo il fatto che comunque sia ben coperta. È un materiale leggermente più solido, non è, se vado a spingere sembra quasi rivestito in plastica internamente, quindi è abbastanza rigido. Il momento nella caduta non va a flettere all'interno. Mi piace anche questa parte che non tutte le cover pensano, tagliata a 45 gradi, in modo che quando andiamo a scattare una foto con il flash non faccia riflessione sul bordo perimetrale e si va a avere sempre quel fastidioso alone bianco o nero a seconda di che colore è la cover sulle foto. È una cosa che è un difetto che hanno diverse cover, certo non di queste grandi aziende, però altri tipi di cover che possiamo trovare a bassissimo prezzo hanno questo difetto. Io mi sono trovato a scattare con telefoni con cover con bordi molto molto alti e vi devo dire che creano questo problema. Questa cover devo dire è davvero fatta molto molto bene, soprattutto è facile e veloce, è facile e veloce da togliere e da mettere, rispetto ad altre è morbida, però non, ecco, in questo modo è molto più difficile da flettere. Flette in questo modo, si torce, ma non è, è un po' più difficile da piegare, dato per questi suoi bordi leggermente più rigidi rispetto alla parte posteriore. Una cover che mi piace davvero molto, a primo impatto, devo dire, sono rimasto molto soddisfatto anche per questa sua cura nei dettagli, anche per questi suoi tagli sulla parte inferiore e superiore. Andiamo a vedere qui anche. Devo dire, molto molto bello, soprattutto mi piace quando ho a che fare con cover che dietro non trattengono le impronte. Mi piace davvero molto questa cosa, soprattutto vedo che è un materiale di più, quindi sarà anche difficile da graffiare, e cosa molto importante per me è anche che copre la parte anteriore. Sicuramente un'altra cover che andrò ad aggiungere a quella alla collezione e al set per i quali sto mettendo da parte per la nuova recensione per le migliori cover Rugged per S7 Edge, non è un stile rugged come le altre che già abbiamo, però devo dire copre davvero molto bene. E poi una cover che si chiama Rugged Armor, non posso non inserirla nella recensione le migliori cover rugged per S7 Edge, o no? Comunque, detto questo, se avete qualche domanda fatecele pure in descrizione, chiedetecele pure, chiedetemi quello che volete su queste e su questa e su altre cover. Se avete cover che volete farci recensire, chiedetecelo pure, noi provvederemo ad acquistarle. Come al solito in descrizione il link per l'acquisto su Amazon, come già ho detto inizialmente. Se vi è piaciuto questo video metteteci un mi piace e mi raccomando, se volete iscrivetevi al nostro canale, che ci fa sempre molto piacere quando si iscrivono i nuovi utenti. Grazie per continuare a seguirci costantemente sia sul sito che sul canale YouTube. Ma per questo è tutto, alla prossima recensione da Pier Giorgio Atom Times.